Flavio Greco, CEO di Zurich Insurance Group e ospite di MF, Executive Master in Finance, e lo ringraziamo moltissimo per la partecipazione. E vorremmo cominciare a chiederti in che fase del mondo viviamo, come sono i grandi trend? Vedi il mondo con lenti rosa oppure lo vedi in negativo? Viviamo una fase fantastica di trasformazione profondissima che non abbiamo mai visto prima, se non andando indietro quasi due secoli. È una fase che offre opportunità immense e ovviamente genera paure, perché la verità è che stiamo andando verso un nuovo assetto del mondo che non conosciamo. È guidato dalla tecnologia, dalla digital, dall'artificial intelligence, dallo sviluppo dei robot, porterà a degli assetti globali del mondo molto diversi, ma ci darà delle opportunità incredibili. Nella tua visione la tecnologia quindi è un'opportunità e un rischio, ma probabilmente l'opportunità domina. Quali sono le implicazioni della tecnologia per il settore assicurativo? Il settore assicurativo è totalmente rivoluzionato da questa opportunità, perché crea la possibilità di connettersi direttamente con i clienti e quindi crea la possibilità di stabilire un rapporto immediato e diretto con i clienti che non è mai esistito prima. Inoltre, la tecnologia, la digitalizzazione, permette di offrire servizi che erano assolutamente impensabili in assenza di queste tecnologie. Il mondo assicurativo cambierà completamente. E dal punto di vista della sostenibilità, si parla molto spesso di sostenibilità del business e dell'economia in generale. Il settore assicurativo può contribuire alla sostenibilità. Qual è l'interazione fra tecnologia, assicurazione e sostenibilità? Prima di tutto io credo che tutte le aziende e in un certo senso tutti gli individui di questo mondo si devono preoccupare della sostenibilità. Non è un tema solo per i governi e anche dei governi, ma è anche di ciascuno di noi e di ciascuna azienda. Per le assicurazioni la sostenibilità è particolarmente importante, perché le assicurazioni sono direttamente coinvolte come datori di lavoro e i computer sostituiscono questo lavoro e le assicurazioni devono chiedersi come può essere gestito socialmente il futuro quando i computer prenderanno potere, e per i rischi climatici che le assicurazioni gestiscono in tutto il mondo e che la sostenibilità o la mancanza di sostenibilità sta influenzando. La tecnologia è fondamentale, ma naturalmente la tecnologia deve essere gestita e deve essere gestita all'interno delle aziende per avere un grosso impatto anche sociale. Per gestire la tecnologia, qual è il ruolo della leadership e come è cambiato il concetto di leadership nelle aziende? Questo è un mondo molto diverso, un mondo piatto, un mondo orizzontale, dove è impossibile mantenere le strutture verticistiche che esistevano una volta. È un mondo che va ad una velocità mai vista prima, che di nuovo fa il challenge delle strutture che esistevano di comando e controllo dentro le aziende. In un mondo piatto le aziende devono essere gestite con i valori, con le visioni, con il purpose, aggregando tutti quanti dietro queste caratteristiche uniche delle aziende e non attraverso le regole. Dal punto di vista delle risorse umane che vivono nell'azienda, come contribuire e come adattarsi a questa nuova visione della leadership orizzontale invece che verticale? Le risorse umane hanno numerosissime difficoltà, perché devono gestire un passato che gli ha lasciato delle aziende strutturate verticisticamente e con una bassissima diversificazione, non solo tra uomini e donne, ma anche per età. In questo mondo globalizzato di nuovo ridiscute i principi di tutto questo. È un mondo in cui invece la diversity è importantissima, in cui bisogna fare in modo che i giovani possano parlare ed essere ascoltati, e le risorse umane devono facilitare tutto questo. È anche un mondo in cui c'è molta più mobilità geografica e tra aziende, e le risorse umane devono favorire l'integrazione di persone nuove e anche, in un certo senso, non possono ostacolare la mobilità, perché è una caratteristica naturale oggi di questo mondo. Il dottor Mario Greco, CEO di Zurich Insurance Group e ospite della Leader Series di MF, Executive Master in Finance. Dottor Greco, grazie molte per essere con noi. Grazie moltissimo.